Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Sono ritornato su Final Fantasy Type-0 dopo veramente tanto tempo che non lo toccavo. Tant'è che la puntata precedente addirittura l'avevo registrata nel 2018. Adesso siamo nel 2019 inoltrato e solo adesso sto riuscendo a riprendere in mano questo gioco e continuarlo. Quindi ho dovuto fare un piccolo recap per vedere la storia, per vedere quello che era successo, perché addirittura non mi ricordavo molte molte cose che effettivamente erano state dette o erano state fatte all'interno della storia. Se sentite la mia voce strana, non vi preoccupate, sono soltanto io che sono influenzato, come sempre d'altronde. Ormai è da parecchio tempo che ogni volta che prendo un colpo d'aria mi influenzo, per cui per distrarmi un pochino voglio continuare a registrare e voglio continuare a giocare a Type-0. Quindi andiamo a prendere subito la nostra missione. Ancora mancherebbero 2 giorni e 10 ore, ma non mi interessa perché tutte le side quest che c'erano da fare comunque le ho fatte, o quelle che potevo fare le ho già fatte, per cui posso andare direttamente avanti e posso procedere per andare alla missione. Quindi partiamo immediatamente. Livello consigliato 34. Io sono livello decisamente più alto, quindi non ho assolutamente problemi. Non avrò sicuramente problemi per questa missione, per cui andiamo avanti. Anche per il sistema un pochino buggato, se così possiamo dire, di questo gioco, che praticamente ti permette di salire di livelli salvando il gioco nell'arena speciale, ricaricare dopo un giorno, ricaricare dopo 2 giorni e praticamente salire di tantissimi livelli. Per cui diciamo è un sistema un po' fallato. Va bene, partecipiamo all'operazione. Allora, rubrum del via alla fine assoluta. Dà il via alla fine, a fine assoluta. Ambiziosa operazione. Perfetto. Va bene. Andiamo. Tra l'altro, è un periodo anche particolare questo, perché anche su Opera Omnia sono usciti personaggi di Type Zero. L'ultimo che è uscito, almeno al momento in cui sto registrando, è Machina, per cui tanta roba. Ci ricolleghiamo anche in quel tipo di gioco. E porto Type Zero non solo perché è un Final Fantasy, ma anche perché per me, in realtà, questa è una blind run, quindi non è effettivamente, cioè, ovviamente qualcosa la so, perché girovagando su internet, anche per documentarmi nei vari video che faccio, o tutto quello, diciamo, tutti i contenuti che porto a tema giochi di ruolo e a tema Final Fantasy principalmente, qualcosa la sono andata a leggere. Ho ricevuto anche qualche piccolo spoiler, però credo che alla fine non stiamo parlando di una vera e propria condanna. E posso tranquillamente giocarmi il gioco senza troppi problemi. Per cui andiamo verso la zona indicata, cercando finalmente di no, devo andare di qua. Ma mi sa che forse ci posso andare soltanto di là. Vediamo, fatemi vedere. Sì, infatti, perché da qua non cambia nulla. Sì, devo andarci da là, dalla foresta. Va bene, andiamo. Sì, vedete, lì c'è la prima città. E noi invece dobbiamo andare lì. No, non dobbiamo andare qui. E dove dobbiamo andare? Dobbiamo proseguire addirittura? Figo. Sì. Scegli di mobilitare. Ovviamente mobilitiamo tutti. Non ho bisogno di modificare l'equipaggiamento.
Sì, andiamo con Ace, il nostro pupillo, ovviamente. Ace in questo gioco è veramente OP, per cui. Ah, un'altra battaglia tattica. Quindi noi Luis, dobbiamo dare scendo. una mano. Vi spiego la missione, ok, spiega. La provincia di Riloshi. O di Riloshi. Ah, che sarebbe quella in fondo, perfetto. Quindi devo conquistare tutte quelle prima. Dovete aiutare a conquistare il quartier generale. Va bene. E poi di Mahamoyuri, la capitale. Ah, ecco, addirittura. Vabbè sì, però prima mi sa che devo conquistare tutte queste altre cittadine, giusto? Là stanno combattendo pure. Hanno isolato Shakara, è il momento di infiltrarsi e occuparlo. Ok, quindi. Ma non bisogna abbassare la guardia. Allora, prima diamo una mano lì, praticamente. Vittoria se espugnante Riloshi, sconfitta se perdete il campo base. Ok. Quindi da qua lasciamoli ancora combattere. Adesso invece voglio fare questo. Ecco, cerchiamo di. Aspetta che là devo sconfiggere, mi sa, prima quello. Ah, il Dakayu sta finendo, sta filando via. Va bene, allora ritorniamo qua. Ecco, qui stanno iniziando ad attaccare, ottimo. Direi assolutamente ottimo. Cerchiamo di restare un attimo qua, giusto perché così praticamente abbiamo il tempo di. Lì la situazione è ancora uguale, va bene. Così appena conquistiamo la cittadina, questa qua di Shakara, praticamente ce ne andiamo. Però mi sa che non arrivano in tempo perché, vedete, nel momento in cui loro arrivano, praticamente abbiamo problemi. Allora, facciamo così. Qui non riusciamo a conquistare. Forse sì, invece. Ah, perfetto, così prendiamo poi più rinforzi. Ecco, qua resistono di più le truppe, vedete? Quindi mi sa che dobbiamo conquistare prima questa. Anche perché, vedete, non si rigenera. Per cui abbiamo la possibilità di poterla attaccare. Poi, una volta conquistata questa, possiamo conquistare l'altra. Vedete, nel frattempo arrivano le altre truppe. Ottimo. Adesso da qui. Non posso dare i comandi? Com'è che si faceva a dare i comandi? Ah, dal quartier generale, giusto. Facciamo una bella cosa, dato che. Come si faceva a dare i comandi? Io mi ricordo che. Allora, YB. Io mi ricordo che si potevano dare i comandi. Giusto? Come si faceva a dare i comandi? Ah, forse qua con Select. Ok, perfetto. Allora, dal campo base adesso a me interessa andare qui. Quindi i soldati del campo base. Base 1 qua. Base 2. Meta Shakara. Esatto, quindi dobbiamo andare a Shakara anche con questi. Perfetto. Mentre invece il campo base.
Non posso cambiare la destinazione? No. Non la posso cambiare. Va bene, allora facciamo così. Qua adesso dovrebbero arrivare comunque più... Esatto, arrivano più... Ecco, arriva un sostegno più grande. Guardate adesso quante truppe, giustamente, vanno a conquistare la città di Shakara. Ecco, adesso finalmente possiamo conquistarlo. Mi sa che adesso dobbiamo entrare noi. Assalto, esatto. Così conquistiamo anche questa. I rinforzi dell'Accademia li prendiamo. Dell'Accademia. Ovviamente non dovremmo avere grossi problemi perché i miei personaggi sono decisamente più alti come livello. Quindi abbiamo giusto delle ottime conseguenze. Scusate un attimo. Ok, perfetto. Scusatemi, ma avevo dimenticato Telegram aperto, per cui... Mi arrivavano le notifiche a schermo e giustamente registrando tutto lo schermo arrivavano le notifiche, leggevate le notifiche anche voi. Allora, questa adesso dovremmo averla conquistata, giusto? お言葉ながら、青の竜はルシであられます。女王な気今、どなたもお声を聞くこと叶いませぬ。そんなことは分かっておる。我がコンコルディアの危機になぜ動かぬのか聞いておるのだ。ルシはクリスタルから与えられる使命で動くもの。白虎の手を借り封じたのはあなたたち。聞きとうない。 そうじゃ、奈落を開け、あれを放ち、朱雀の者どもを食らわせろ。そのようなことをしたら我らも宮より出られなくなります。これは王家の決定だ。今すぐ奈落の封を解け。民の非難はいかがしましょう。そのようなことどうでもいいわ。貴様もご成功の衛兵団の一つを率いるならば、 さっさと出撃して朱雀を討ち取ってまいれ。よい。ディスポストアトゥット。母様、よろしいのですか。あの者たちのために命を落とすようなことを。言うな。王の命を聞き、国を守るのは御政が一つ、暁の近衛兵団守護としての責。 この命、僧侶、すべての生き物に与えよう。母様、これより先はおそらく死の道となろう。お前は、私も赤時の近衛兵団が一人、守護様の進む道を共に歩みます。それがどのような結果になろうとも。 Benissimo, quindi anche questa puoi dare ordini a Shakara. Perfetto, adesso possiamo dare ordini. Quindi andiamo adesso. Bisogna mettere le cose in chiaro, va bene, non è un problema. Allora, diamo gli ordini anche qua. Allora, campo base, starà andando verso la base 4. Shakara invece meta base 3, base 1, base 3, base 2, rilasci pure. Va bene, allora diamo una mano alla base 3. Ecco, è ritornato il nostro amico. Se ne sta andando bene.
Allora, distruggiamo questi. Così. Così i nostri soldati possono avanzare. Cioè, camperiamo proprio. Spawn camping. Eccoli qua. Adesso dovremmo riuscire comunque a prendere anche la base 3. Con, penso, abbastanza facilità. Oh, questo l'abbiamo fatto fuori. Camperiamo. Quindi anche la base 3 l'abbiamo presa. Adesso andiamo verso la base 4. Bene. Bene, adesso è circondata da tutti i lati, per cui non dovremmo aspettare troppo. Anche questa è presa. Quindi anche qua adesso. Benissimo. E qua guardate adesso quante truppe arrivano alla volta. Va bene, va bene. Ce l'abbiamo fatta. Adesso si deve indebolire e dopo la invadiamo. Sì, non dobbiamo avvicinarci. Guarda come ti abbiamo disintegrato. Sì, non dobbiamo avvicinarci. E adesso possiamo invadere. Ace, veramente il personaggio che avevo sottovalutato, ma che mi sta piacendo tantissimo, sia in Opera Omnia che anche qui. Cioè, proprio veramente fighissimo. Veramente, veramente figo come personaggio. Ordini speciali non ne voglio fare perché, diciamo, le ricompense sono minime. Io voglio portare il gameplay e lo voglio portare con proprio la storia. A me interessa solo portarvi la storia. Tutti i potenziamenti, tutte le cose che farò extra, ovviamente le farò off camera, perché non mi sembra giusto appesantirvi i video, non mi sembra giusto appesantirvi il carico. Quando qualcuno vuole vedere magari un video, vuole vedere soltanto la parte centrale, la parte più interessante. È inutile che carico di cose inutili il gameplay. Ovviamente se ci sono magari poi boss aggiuntivi, cose extra da fare, combattimenti extra, quelli sì, li registro ovviamente, però diciamo che il resto non ha quasi senso. Ah no, questa... Aspetta, ma qua già ce l'avamo stati. E infatti dobbiamo andare dall'altro lato. Siccome non mi appariva la freccetta, giustamente, non sapevo dove andare. Ah, ecco, perché dovevo ancora eliminare. Oddio, e tu chi sei? Vabbè, se è per no. Vabbè, se è per no. Vi faccio fuori. Come potrete notare, come personaggi di supporto ad Ace, sto utilizzando esclusivamente macchina e RAM, perché in questo gioco, ovviamente, anche se non sembra, sono praticamente personaggi centrali, per cui mi sembra giusto, diciamo, sono personaggi centrali insieme ad Ace, per cui mi sembrava giusto dare una menzione d'onore a questi personaggi.
Madonna mia. Guarda quanto mi ha tolto. Allora, di qua non si può andare. O forse sì, perché... No, forse da qua no, 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 no. Battaglia terminata. Ottimo. Per cui... Avete eliminato tutti i draghi. Ah, perfetto, abbiamo finito. È abbastanza rapido, effettivamente. Quindi Harakiri. Oh, adesso possiamo prendere la capitale. Però guardate. Ah vabbè, dai, si eliminano easy. Pensavo fossero peggio, invece no, dai. Andiamo velocemente. Cerchiamo di non perdere troppo tempo. Bene. Ovviamente con Ace sono OP, perché comunque sono già livello 55, il che mi dà un grande vantaggio, cosa che non disdegno. Strategia vincente. A valutazione S. Per la prima volta riceviamo una valutazione buona. Ricompensa speciale Armilla Lavica, che probabilmente ridurrà i danni di tipo fuoco. Probabilmente vado un po' intuito. Ah, adesso vediamo cosa succede. Suzaku-gun wa Concordia Shitomade no shinkou ni seikou suru mono no Souryu to Hoshihime nioru roujou sen ni kanzen na shouri o osameru koto ga dekinakatta. Shikashi mamonaku Peristylium Souryu wa roujou shita mama koufuku o sengen suru. Souryu e no mon o hirakanu koufuku ni taishi Suzaku Hachiseki Ikai wa tomadoi o miseta ga すでにコンコルディア王国に反抗する戦力なしと判断、勝利宣言を行った。 Quindi li abbiamo praticamente schiacciati. Cioè si sono arresi tecnicamente, perché se il cristallo dichiara la resa. これでスザクによるオリエンス統一への障害は Esatto, restano soltanto i bianchi. Salviamo, ovviamente. No, salviamo in un altro blocco. Così non si sa mai, succede qualche cosa, ho la possibilità di poter ricaricare. Ah, e quindi la prossima missione è tra altri 5 giorni e 12 ore. Quindi, dato che per il momento è tutto, ci vediamo ovviamente con il prossimo video nella prossima missione.